Bentornati e benvenuti su Go Italia. Sono le puntate finali, quindi ritorniamo al rifugio. Mid dice che Odino ha separato le acque. Ha sempre avuto un debole per le frottole. Ma ci sono frottole e frottole. Non ci avrei creduto neanch'io. Vedo che tuo zio non c'è. È rimasto sulla nave. Servivano riparazioni dopo lo scontro con Line Harrier. E c'è un carpentiere a Randella. Lo vedremo una volta salpati per Cineria. Sei sicuro? A quanto so, ci sono Akashic dappertutto. In quale città non è così ormai? La piaga di Ultima si diffonde. Non ci resta più tempo, vero? Abbiamo rinforzato il rifugio al meglio, ma qualche asse di legno non sarà abbastanza. Comunque, non molliamo. Tutto può aiutare. Speriamo. Oltre lo stretto, il potere del ghiaccio, quindi Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Aikon Shiva. Sintonizzarsi con Shiva non solo cambia l'aspetto elementare di incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Aikon, come Era Glaciale, che spinge violentemente i nemici a grande distanza. I dettagli sull'abilità si trovano nella sezione abilità. Sì, però il problema è il talento degli Aikon di Shiva andato al gelo, può essere usato per spostarsi rapidamente a sinistra e a destra, in avanti e indietro. Ok, questo è buono, eh. Dovrei vedere Joshua. Questo se però è d'accordo. Il problema sarà che dovremo teoricamente. Vuoi dare un'occhiata alla lista, eh? Dai un'occhiata. Ok, nel frattempo facciamo una missione secondaria e vabbè, ci aggiorniamo a brevissimo. A fra poco. E proseguiamo dopo, mamma mia, delle rotture di scatole incredibili, missioni pazzesche. Secondarie, bene, pazzesche, perché Joshua sono lunghe. Meglio di prima. Ma non abbastanza, questo è certo. I tagli e le ustioni sono guariti, ma il tuo corpo risente ancora di ogni incantesimo che hai lanciato. E che cosa potevo fare? Non abbiamo affrontato un nemico qualsiasi. Era il guardiano dell'oscurità. Ma comunque non è bastato. Il re poteva finirmi quando voleva. Invece ha scelto di giocare con me come uno jaguaro con un topo. Tu ti sottovaluti. Non c'era alcun dubbio. Soltanto un uomo ha imposto il suo dominio quel giorno, e quell'uomo era Barnabas. Mi spiace, fratello. Non dovevo dirlo. È che mi sono sentito così impotente, proprio ora che tutti contano su di noi. Forse anche il principe si sente così. Vediamo un po'. Dove mi trovo? Fermo! Viene dal pozzo.
Mia nonna diceva che gli spiriti si perdono e che con le lanterne ritrovano la strada. Quando se n'è andata ne ho lasciata una sul fiume. Il demone lavora nell'ombra. Sei stato tu a guidare la mia mano, quindi, ultima. No, non eri tu. Sono stato io. È mia la colpa. Mio il fardello. E per questo dovrò espiare. Le vostre ferite guariscono. I miei unguenti devono aver fatto effetto. Li prepari tu? E li vendo. O ci provo. Ci guadagno da vivere, di solito. Perdonami. Io non ho niente per... Lo so, ma non potevo lasciarvi lì in quel modo. Andrete dunque? Per forza. Sono guarito. Grazie a te e a quegli unguenti. Promettete di tornare a farmi visita? Bene, Fenice. Sembrerebbe proprio che ti debba le mie ali. Magari troverà una risposta. Presto tornerai a Walud, immagino. Non ho motivo di attendere. Nemmeno io. Io di motivi ne avrei, ma non vi fermeranno. Prendete le medicine, almeno. Ma certo, Lady Taria. Già pronti a ripartire, eh? Quanto ci vorrà per tornare a Cineria? Non so, circa quanto ci abbia messo per venire qui. Anche meno, se vostro zio trova qualcuno che può rattoppare l'Enterprise. Tutto dipende da dove attraccheremo, però. Già, non è che possiamo sbarcare dove vogliamo. Dobbiamo supporre che tutta Cineria sia ostile e che ci attaccheranno a vista. Servirà un approdo incustodito. Forse so chi può indicarcelo. La professoressa, corro ad avvisarla! Mentre pianificate la rotta, andrò dal saggio alle librerie. Voglio la sua opinione su Ultima. Parlerò a Caron delle scorte per il viaggio. Non ne troveremo molte a Cineria. Il corpo di tuo fratello non potrà reggere questi ritmi. Questo lo sai, non è vero? Lo so. Ok, andiamo da Fazzi. Complimento. Ah, Clive, mi chiedevo quando saresti arrivato. Ti prego, dimmi che sei venuto fin qui per liberarmi dal nostro giovane prodigio. Non cerco Mid, ma informazioni su Cineria. Allora chiedi a Molly di mostrarti la cenere nel suo forno. Dimmi pure,
Quando l'Enterprise sarà pronta, salperemo per Dorso di Drago. Dovremo sbarcare in un luogo sicuro. Magari un luogo che non trasformi la mia nave in un relitto. Se fosse davvero così semplice, credi che Walud avrebbe resistito tanto all'invasione? Sappiamo molto poco su Cineria, e le informazioni che abbiamo sono frammentate e ormai obsolete. Dobbiamo ringraziare Re Barnabas per questo. Da quando è salito al trono, i confini waludiani sono rimasti chiusi ai forestieri. Se esiste un luogo sicuro per sbarcare, non sarà sulla mia mappa. Ma dici cosa troveremo? Di certo ne sai più di noi. Niente relitti, vero? Va bene, va bene. Se servirà a liberarmi di voi. Ma se mi interrompete, è finita. Intesi? Spigone, vai con spigone. Barnabas Talmr, colui che chiamano l'ultimo re. Se comprendi lui, allora riuscirai a comprendere tutto il regno di Walud. Barnabas era soltanto un bambino quando è arrivato da oltre i mari del sud. E a malapena un uomo quando ha unito le eterogenee tribù di Cineria. E dopo averle scagliate contro Veldermark, ha stabilito il proprio trono tra le antiche rovine del regno. La sua vittoria riuscì a scuotere tutta Valistea. I racconti della possanza di Odino fecero il giro di tutte le corti, i salotti e le bettole del regno. Nota che stiamo parlando dell'anno 843. E che il re siede ancora lì, sul suo trono, ben 40 anni dopo. Quasi immutato dal tempo. Data la recente inattività di Walud, molti pensavano che Odino non avesse più interesse per la guerra. E invece eccoci qua. La Ain Harrier si è schierata in prima fila. Una audace dichiarazione d'intenti. Gli orchi sciamano a Zanna di Drago e orde di Akashic infestano le strade del Kander. Ma come il caos che seminano possa essere utile a Walud, ancora non lo sappiamo. Ciononostante, se l'ordine d'attacco è giunto direttamente da Re Barnabas, sicuramente una cosa è certa. Walud è riuscita a compiere l'impossibile. Cioè si è alleata con gli uomini bestia e i corrotti dall'etere al contempo. Che è un modo indiretto di dire che vi ritroverete in una situazione ignota una volta messo piede su Cineria. Buona parte del continente è già stata invasa dalla piaga e quei pochi porti rimasti sono pesantemente sorvegliati. Per non parlare di tutte le sue difese naturali. Le correnti di risacca spingono le navi impreparate verso il mare aperto e il momento dopo contro le rocce delle coste. Ma è da dire che l'Enterprise non è certo impreparata e che Mid è già approdata a Cineria in passato. Adesso, se solo avessimo con noi qualcuno che conosca bene la costa ombrosa e i punti in cui un uomo intraprendente possa sbarcare. Visto, Clive, avevi già la risposta. Puoi riportarci su quella spiaggia, Mid? Ti ho raccattato, no? È stato difficile. Le correnti sono rognose. Ma sai, fosse facile, che gusto ci sarebbe? Ben detto. Grazie, Lady Vivian. Se qualche buon consiglio e delle chiacchiere da taverna meritano tanti ringraziamenti da parte tua, chissà cosa mi procurerebbe un maggiore uso dell'intelletto. Forse altre visite. Mid, voglio tutti nella sala comune. Ora vado a chiamare anche Joshua. Sì, capitano. Vabbè. Cosa ti serve oggi? Che cosa desideri sapere? È bene conoscere il proprio posto nel mondo. La situazione del regno è in continuo mutamento, Clive. Ok, vediamo se ci sono missioni secondarie. Ci aggiorniamo fra brevissimo. Sì. E si continua dopo tante altre missioni. Andiamo con la missione principale.
Non ho motivo di pensare. Siamo Joshua e con Clive, questo lo devi sentire. Bibliotecario. Saggio, prego. Saggio. Ricordi quando abbiamo parlato della natura divina di Ultima? Beh, da allora ho approfondito molto l'argomento. E le mie scoperte sembrano concordare con quelle di sua grazia. Ricorderai che le mie ricerche sulle origini di Ultima sono iniziate dall'affresco di Porta Fenice. Ma per quanto lo ritenessi importante, i suoi segreti continuavano a sfuggirmi. Ora, però, io credo di sapere dove trovarne un esemplare completo. Quello che ci darà tutte le risposte. Mastro Clive, per caso nei tuoi viaggi hai sentito parlare del circolo di Malius? Suppongo di no, dico bene? Questa fede prosperava, era la religione più antica dei regni gemelli. E sebbene alla fine essa scomparve da Ciclonia, accenni della sua dottrina sono rimasti in culti quali gli ortodossi dei cristalli. Dici che è scomparsa da Ciclonia? E da Cineria? Quando emergono nuove religioni, molto spesso i loro vecchi monumenti vengono abbattuti o riadattati. Ma in assenza di nuovi culti, forse gli antichi templi potrebbero persino essere rimasti intatti. Quindi, capisci ora? Capisci perché devo accompagnarti a Walud? Sembra che il passato abbia ancora molto da insegnarci. Sarebbe stato impossibile senza le riflessioni di Moss. Pensare che non vi siete mai separato dagli scritti del mio vecchio mentore. È un vero sollievo saperli in buone mani. Li proteggerò con la vita. Joshua, vieni nella sala comune se hai finito. Ho intenzione di parlare con tutti. Certo. Discorso. Andiamo a fare discorso. Mid ha detto che potrà guidare l'Enterprise. No, non è vero. L'ha detto a me. Chiedo scusa. Ormai sapete tutti dove andremo e perché. Quindi non vi darò i dettagli noiosi, solo quelli importanti. Se proviamo ad avvicinarci a Stonir via mare, potremmo essere avvistati e cadere vittime dell'artiglieria nemica. Dunque, sarà meglio che noi sbarchiamo sulla costa sud-ovest e raggiungiamo Dorso di Drago a piedi. Ho detto noi, ma è molto probabile che tutta Cineria sia sotto il controllo di Ultima. Un gruppo numeroso attirerebbe troppa attenzione. Rallenterebbe la nostra marcia e richiederebbe rifornimenti difficili da ottenere. Quindi andremo soltanto io e Joshua. E uno scout. Meglio se abile. Gav, tu ne conosci uno? Puoi scommetterci le chiappe. Ma vorrei comunque prendere in prestito qualche mappa di Lady Vivian. Giusto per sicurezza. Quando ci avrete lasciati sulla costa, dovrete ritirarvi in acque neutrali. Battete bandiera mercantile e non date nell'occhio. Se sentite che qualcosa non va, lasciateci lì e tornate a Ciclonia. Discrezione è il mio secondo nome. Ma col cavolo che abbandono qualcuno. Non ci muoveremo finché i vostri brutti musi non saranno a bordo. Jill, l'Enterprise sembrerà un bersaglio facile sia per i realisti che per i pirati. Dovrai impedire che venga abbordata. Non preoccuparti. Terrò al sicuro nave ed equipaggio. Vi occorrerà un passaggio a casa, dopo tutto. Ma molto bene. Se non ci sono domande, ci vediamo tutti al molo. Prima che tu te ne vada, ho bisogno di parlarti. Certo. Ah, non qua. Come sempre un'occhiatina devo fare sempre. Vabbè, c'è i mille tomi. Un attimo che... Eh sì.
sblocchiamo un po' tutto quello che possiamo. Buongiorno, amico mio. Come buongiorno? Vabbè. Ci sono delle note che potrebbero interessarti. Forse questo lo troverai molto sentiremo interessante. Sentiremo questa musichetta solo qui e se basta. Se hai una domanda per me, sarò felice di rispondere. Mi ha detto che potrà guidare l'Enterprise. Meglio di niente. Ok, c'è una missione qua secondaria che non si può fare. State bloccata, non so. Forse aspetteremo più avanti. Una seconda run, non lo so. Basta che c'è uno sbarramento, un calciolo di legno. Senza nessuna interazione, per cui non si può fare niente. Riparliamo per l'ennesima volta con Otto. Andiamo avanti. Qualcosa non va. Per niente. E dai. Non si può più salutare un amico. Volevo solo dirti che terrò tutto in ordine mentre tu salverai il mondo. Ti prendo in parola. Ok, andiamo una nuovissima area. Nuova. E quindi andiamo a Costa Ambrosa. Cineria occidentale. Costa Ambrosa. Eccoci qua, tutte e tre, è il cane. Costeggiando le scogliere sarà una lunga camminata per la capitale. Vado avanti io, provo a cercare una strada nell'entroterra. Clive. C'è una cosa che volevo chiederti. Hai preso il suo Aikon. È vero? Sì. Sì. È così. Ma non lo stiamo usando. Ha capito. No! Appariva. Oh, ha capito! Ha capito che avevi deciso di salvare il mondo tutto da solo e che senza il suo potere saresti morto! Perché l'hai costretta a scegliere? Perché sapevi che non ti avrebbe mai detto di no! Ma io lo farò! Non puoi respingerci per sempre, dobbiamo salvarlo insieme, il mondo! Non solo tu! Ho usato il mio dono perché ritenevo fosse la cosa giusta da fare. E sei davvero convinto che questo salverà te e tutti noi? È così. E sì, allora. Ma ricorda, non sei solo. Credo di aver trovato una bella strada. Bella scena, comunque. Mi sono perso qualcosa? Che Joshua è più attento di te. Non l'ho capita. Ce la facciamo? Regno di Waloed.
Nel buio di Cineria. Non so, niente, non so parlare, va bene. Ho sempre voluto visitare Cineria. È territorio waludiano. Ti accoglieranno male. Oh, non saprei, Clive. Quel castello ha un'aria così invitante. Vogliamo verificare l'ospitalità dei suoi abitanti? Ti ricordi cosa ho detto dell'accoglienza, Gav? Questo luogo è morto come il fantasma di Grigor. Oh, amici, amici. Sapevo di aver fiutato qualcosa. Io qui vedo solo orchi e acaci. Spero che la gente sia scappata in tempo. Cazzo se ne va. Un attimo, non ci sto capendo niente. L'altra va. Eh sì, abbiamo sbagliato di direzione. Vabbè, sì, prendiamo il Chocobo. Pronta, bella. Vola, Ambrosia. Ecco il Chocobo. Recuperiamo, infatti, da di qua. Ok. Vai, vai, vai. Pure è bello, bello non essere sconfitti così, però una palla. Un po' il trucchetto, se vogliamo, sul gioco. Non gli leviamo tantissimo, questo è il problema, quindi sono tutte le palle. Falli fuori così, non fa niente di rischio. Non risica, non rosica, andiamo avanti. Oh, questa attenzione, ci voleva. Mamma mia, che massacro, vai, 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 vai. Uscire la nostra eroia. Andare avanti, spero di sì. Ok, villaggio tutto distrutto. Un soldato semplice arco? Sempre più il signore degli anelli, non lo vorrei dire. Attenzione.
differenza si sente, con siamo arrivati al livello 40, quindi la differenza c'è, però non è mai così marcata come vorrei. Ci siamo, eh? Apriamo. Collega, mi distrae. Di rivedere il camper. Dove sono finiti i realisti? Ecco, si viene. Mi sa che sull'accoglienza avevi ragione tu, Clyde. Molto moruccio, scusate. Dovesse vedere quanto è bello, voi non avete idea. Prima di tutto quello del mondo che ci posso fare. Andiamo avanti. Bellissimo. Così. C'è un disco quando lo vedo. Uno sguardo allucinante. Che è molto selvaggio, purtroppo. Ok, se ne va di nuovo. Guarda, guarda. Difficilmente riuscito, riesco a guardarlo neanche. Ah, vedi? Ho detto, questi due anelli è diventato. Posto. Tutta Cineria è caduta nelle mani di Ultima. Non sembra una delegazione di pace. Sarebbe meglio avvertire gli altri. No, c'è mio zio a tenere d'occhio la costa. Troverà il modo di intrattenere gli ospiti non graditi. Boh. La meta è Dorso di Drago. Abbiamo ancora parecchia strada che ci separa. Boh. Proseguiamo verso Stonir. Beh, chi lo sa? Magari quello non sarà un covo di mostri bavosi. Beh. Clive, procedi pure senza di me. La fortezza è antica quanto Porta Fenice, se non di più. Quindi? Potrebbe celare gli ultimi segreti di Ultima. Se vogliamo sconfiggerlo, li dobbiamo svelare. Vabbè. D'accordo. Non finire nei guai. Come sempre. Non è mai una buona cosa separarsi, né nei film horror, né in questi casi. Però vabbè, che dobbiamo fare? Proprio andiamo sicuro? Avanti. Cosa, di lasciare mio fratello da solo? No. Certamente. Più o meno. Appunto, più o meno. Andiamo avanti. La mappa di Lady Vivian è così vecchia che è difficile leggerla. Ma se ho capito bene, siamo vicini a un villaggio chiamato Eistla. Ci recheremo lì, ci riforniremo e aspetteremo Joshua. Bella sta parte, mi piace. Praticamente molto, molto faiga. Fatta bene, non so, per me è fatta bene. Puzza proprio come il buco del culo di un morboro. Anche se ho i miei dubbi che a ucciderci sarà solo il tempo. Non c'è stata tartaruga all'immortalità qua. Guardala come fiera sta bastarda. Yeah.
qua, pensa te. Tosta, eh? Tosta, tosta, sta tarogona. Mamma mia, facendo il lamento, ma quasi per culo. Vai, vai, vai. Mamma mia, non ci è voluto per farlo fuori. Perché scappano invece di un incontro? Ma che è sta roba? Ma perché? Boh. Due ce ne sono, e ma porca Eva. Mi voglio proprio di evitarli. Sono tanti tanti. E poi mi sembra che non sto aumentando il livello, per cui è anche un po' inutile, sinceramente. Metri, non è che ce ne sono tanti da fare ancora. 150, vai, dobbiamo fare il ponte. Ok, magari lo facciamo con Chocobo, anche se normalmente no. Ah, bravissima, okay. Più veloce. Sì, per il soffio di Bahamut. Non guardare giù, Torgal. Adesso fa col Chocobo. Tranquillo, vai. Quello deve essere Ace. Ah, ecco. Grazie, perché non si poteva entrare. Mi sembra. Era qua. Sì. Non lo so, non so sicurissimo. Poi vediamo sulla mappa. Parte lunga anche questa. Che cosa ne pensi, Clive? Che siamo arrivati tardi. Guarda, è la decima volta che sento dire. Merda, si sono trasformati. Non c'è nulla che possiamo fare.
Io non direi nulla. Niente tregua, Gav! Niente tregua! Ma sono così tutti i villaggi di Cineria? Ci penseremo dopo, Gav! Sta giù! Ora basta! Quanti ce ne sono ancora? E non farlo! Ma vabbè, però, mamma mia, esagerati. Vai! Dai, accorto proprio del dragone del cazzo qua. Un draghetto, non so quanto è grande, più o meno. Grande di noi sicuramente, attenzione. Yes! Mori male, grazie. No. Mai un minuto di pace ultimamente. Ancora bene, da un lato è bene, però. Figuriamoci, e quando mai? Da figli di zoccola. Mi muore male, scusami, abbi pazienza. Di energia, però scendiamo, mi vedo. Yes. Mi piace quando la finisce così. Esperienza 5007, buttali via. E aumento il livello, quindi non è level cap 40, ma si continua bene. 41 siamo arrivati tranquillamente a 41. Gav,
Gav! Non dirmi che ci sono altri di quei bastardi. Oh, merda! Minchia. Sei venuto a guardare, Odino? Sei diretto a Stonir. Bene. Il mio padrone ti attende alla capitale. Però io non ti posso permettere di presentarti da lui in questo stato. E come pensi di fermarci? Come? Con questo? Questo non è il boss finale, ma ci assomiglia molto. Assicurato che non scappiamo. Non lo so. Barriere. Cosa hai fatto? Se il ricettacolo vuole proseguire, non ha che da chiedere. Farò in modo tale che il trofeo del mio signore sia reso presentabile. Oh merda! No! Clive, ti spiacerebbe spiegarmi che cosa cazzo è successo? Wow. Oh no, mi prendi per il... E adesso noi come lo superiamo, quello? Non lo superiamo. Posto. Faremo richiesta di udienza al re. Se sua maestà vuole che vada da lui a chiedere. È esattamente quello che farò. Prima che tu presenti la tua richiesta, non sappiamo nemmeno dove sia quel bastardo. Che ne dici di calmarci un po' e ragionare a mente fredda, eh? Va bene. Ah! Forse c'è qualcosa di utilizzabile. Va bene, io proseguirei al prossimo episodio, anche perché qui, insomma, siamo andati quasi un'ora, credo che manca ancora un bel po'. Sono molto curioso di come andrà avanti sta parte, insomma, penso che alla fine ci scontreremo con Ultima, non lo so fra quanti episodi, insomma, io però per il momento vi saluto e come sempre un saluto da GoItalia.